Ci sarebbero questioni condominiali all'origine della lite che è culminata con l'uccisione di un uomo di 44 anni originario del Bangladesh in via Gran Sasso a Pescara. Al litigio avrebbero partecipato 4-5 persone, una delle quali avrebbe colpito la vittima raggiunta da 3 o 4 fendenti all'addome. Questa è la prima ricostruzione dei carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Stiamo lavorando, stiamo approfondendo, stiamo sentendo testimoni. Il PM è sul posto e sta dirigendo le operazioni. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, il colonnello Riccardo Barbera. È tutto avvenuto ai piedi di questo palazzo che è alle vostre spalle. Stiamo lavorando, stiamo approfondendo, stiamo sentendo testimoni. Il pubblico ministero è sul posto e sta dirigendo le operazioni. Altro per il momento. No, al momento sono tutti testimoni. Quindi la gente che avete visto andare via, al momento hanno tutti quanti la veste di testimone. Può esserci qualche collegamento con l'accoltellamento di Capodanno? Riteniamo di no. Motivi Grazie. Di droga comunque? Non abbiamo altri elementi. Oltre ai rilievi scientifici, i militari dell'arma stanno ascoltando le persone presenti nell'edificio. Al lavoro il medico legale Ildo Polidoro. Sul posto il magistrato di turno Andrea Papalia. Il tratto di via Gran Sasso che conduce alla rampa di Ponte Flaiano è stato chiuso al traffico dalla polizia.